Buongiorno, un po' stanchino, però uno approfitta, temperatura ideale, si fa un'altra passeggiatina, perché dopo tutto quando sei stanco sei seduto sul divano. Meglio essere stanco e camminare, no? Dai! Oggi mi alleno. Allora, siamo alla fonte romana di Santa Caterina. Cioè, non so se è chiaro. Questa l'hanno fatta gli antichi romani, eh. Guarda là. Furbi romani, mica schiantavano di caldo. Una pendenza notevole. E quando sei immerso nella natura, attorno a tutto questo, com'è quella cosa della vastità? La solitudine, il pericolo, il buio, insomma la paura del bosco. Perché nel bosco, anche se noi non li vediamo, vivono forse esseri strani, imprevedibili, come gnomi e folletti dispettosi, fate ed elfi dall'umore particolarmente variabile e magari anche animali di ogni sorta, dai quali è difficile difendersi. Riflettendo in modo razionale, ciascuno di noi pensa che queste paure non lo riguardano e che comunque non abbiano alcun fondamento. Basta perdere per un attimo l'orientamento. Sta un fruscio, un temporale, il rumore di un ramo spezzato, la fredda carezza della nebbia o la prima ombra della sera, perché queste paure riaffiorino, dandoci un brivido o comunque una sensazione di disagio. Per vincere questo timore innato, prendiamoci allora una giornata per vagare nel bosco, senza una meta precisa, o addirittura una notte da trascorrere all'aperto, lontani dai nostri consueti punti di riferimento. Sentiremo finalmente svanire tante paure, proveremo la confortante sensazione di essere di nuovo in armonia con l'ambiente che ci circonda e non più degli intrusi. Capiremo che forse gnomi, folletti, fate ed elfi esistono veramente e che sono gli animali del bosco, questi stessi animali che, statene certi, vi stanno osservando anche in questo momento. Mi trovo già a 1100 metri di altezza. È incredibile questa strada romana, quanto sia ancora in gran parte esistente. Un fascino incredibile. I video non trasmettono le sensazioni. Davvero fantastico. Non mollare mai, Paolo! Non mollare mai! Civiltà! 4 chilometri! Un'ora e mezza, lenti lenti, tranquilli, ora si va a mangiare, che è necessario introdurre chilocalorie.